Benvenuti a voi tutti, cari amici di Termoli TV. È l'Idrosport H20, la società che gestirà temporaneamente la piscina comunale di Termoli. Oggi la conferenza dei nuovi gestori è Termoli Nuoto. Vediamo cosa è successo nel servizio di Anna De Gregorio. È una storia infinita. Con queste parole, il sindaco di Termoli, Antonio Di Brino, ha aperto la conferenza stampa per parlare e chiarire definitivamente i dubbi sulla questione della piscina comunale di Via Asia dopo l'affidamento temporaneo alla Idrosport H2O. Il sindaco ha voluto precisare tutti i lavori che verranno fatti nella struttura pubblica. Lavori importanti che partiranno principalmente dalla rimozione del tetto in amianto, successivamente si passerà ad una migliore ridistribuzione degli spazi interni con nuovi servizi per disabili e verrà creato un impianto fotovoltaico sul tetto. Dunque la piscina verrà completamente ristrutturata con nuovi arredi e attrezzature. Altro punto fondamentale sul quale Di Brino ha voluto porre l'attenzione è il discorso Termoli Nuoto. La Termoli Nuoto deve rimanere, ha spiegato il sindaco. Credo si sia fatta confusione perché la Termoli Nuoto è la parte agonistica, quindi non significa che sostituendo il consiglio d'amministrazione la Termoli Nuoto venga sbattuta fuori. Per quanto riguarda i livelli occupazionali, il sindaco ha chiaramente detto che verrà stipulata una convenzione e che tutti gli istruttori ora presenti continueranno a svolgere il proprio lavoro. Dunque la piscina comunale tornerà di nuovo ad essere il fiore all'occhiello tra gli impianti sportivi termolesi, una risorsa in termini di fruizione per l'intera collettività. Sindaco, un chiarimento definitivo sulla questione della piscina comunale. La Termoli Nuoto quindi rimarrà all'interno della piscina? Sì, questo è l'auspicio, è quello che ho chiesto a chi si è aggiudicato la gara. Contrariamente a quando si dice Termoli Nuoto c'è e rimane, dobbiamo vedere le condizioni. Si è fatta confusione però in questi giorni, in questo periodo, perché gli aspetti della piscina sono tre: c'è il consiglio d'amministrazione, c'è la scuola nuoto e c'è la Termoli Nuoto come agonistica. Quella che rappresenta veramente Termoli è la parte agonistica, cioè i campioni che si sono fermati nella nostra piscina e che sono andati fuori a dare lustro alla nostra città. Ecco, quella parte, quell'aspetto, io voglio che resti, quindi dipende da chi rappresenta la Termoli Nuoto, la parte agonistica della Termoli Nuoto a rimanere. Per il resto cambia solo il consiglio d'amministrazione, per il resto cambia in positivo che Termoli avrà una piscina degna di questo nome, che non avrà più una piscina col tetto in amianto, che avrà i servizi igienico-sanitari e tutti gli impianti rimessi a norma, messi a nuovo, e questo consentirà a chi vuole fruire, soprattutto alla collettività termolese, perché le strutture comunali, sportivi sono per la collettività, non sono per pochi privilegiati. E quindi la collettività termolese dovrà sapere, nel momento in cui finiranno i lavori, e spero presto, di sistemazione del tetto ma anche degli impianti, che potrà fruire di un impianto sicuro dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della salute. Sono rimaste al buio per quasi 3 ore le 200 famiglie che popolano il quartiere residenziale Parco dei Pini a Termoli. Ieri sera, infatti, dalle 20 circa alle 23 è andata via la corrente. A quanto pare un guasto serio alla cabina centrale che serve l'intera area supercondominale. In un primo momento soprattutto i più anziani hanno manifestato un po' di preoccupazione non sapendo cosa fosse successo. Poi però tutto è stato sistemato dall'arrivo degli addetti dell'Enel. I consiglieri regionali dell'Italia dei Valori di Pietro Parpiglia e Tedeschi insieme a Paolo Frattura hanno depositato oggi una mozione con la quale impegnano la giunta regionale a costruire la regione Molise come parte civile nei processi in cui essa è oggi ancora lesa. Consiglio comunale movimentato, quello di ieri sera al Palazzo di Città. Lì al centro del dibattito passa la batosta, ma in maggioranza c'è un voto contrario. Sentiamo il servizio di Elisabeth Fernandez. La sostanza è questa: aliquota a 9,3 per mille per le seconde case e 10 per mille per le attività produttive. Il Consiglio dice sì all'aumento dell'imposta. Il voto favorevole arriva da 20 consiglieri, tutti di maggioranza. Il 21esimo, Masciantonio, si affianca alla Gatti, a Mottola e Panico e vota contro. L'altra parte dell'opposizione presente non partecipa al voto. È stata aperta ufficialmente alle 19 l'assise civica del Comune di Termoli, molto più rapida l'approvazione di tutti gli altri argomenti, secondo punto all'ordine
all'ordine del giorno la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2012. Ennio De Felice, assessore al bilancio, ha preso la parola. È inutile che ci pangiamo addosso, la realtà è che oggi abbiamo la necessità di far quadrare i conti, le tasse sono odiose per tutti, purtroppo è così. La mozione è passata ai voti, delibera approvata. Passa con 20 voti favorevoli anche la delibera sul piano casa, quinto punto, la costituzione della caserma dei vigili del fuoco, la realizzazione sarà a carico dello Stato, tutti favorevoli. L'assise si chiude parlando di televisione, l'ultimo punto all'ordine del giorno è legato alle problematiche della ricezione del digitale terrestre nella città di Termoli e dopo una piccola richiesta di modifica avanzata dal consigliere Marinucci, la proposta passa con il voto unanime del Consiglio. I consiglieri di centro-sinistra hanno chiesto informazioni al sindaco a proposito del servizio idrico integrato. Con un'interrogazione ai rappresentanti dell'opposizione chiedono se Di Brino è al corrente dell'imminente scadenza del bando che interessa tutta la cittadinanza. Cambio al vertice dei carabinieri. Maceroni se ne va ed entra un nuovo comandante. Alla cerimonia in comune c'eravamo anche noi, vediamo. È stata organizzata una cerimonia per salutare il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Termoli, Francesco Maceroni, che dopo 2 anni di servizio nella città adriatica verrà trasferito a Roma. È nella capitale che ricoprirà il ruolo di capo della centrale operativa del comando provinciale, un ruolo importante, ha spiegato lo stesso comandante, che comporterà tanto lavoro. Dopo 2 anni nella città adriatica arriva il trasferimento, lascerà un pezzo di cuore qui? Sicuramente, perché mi sono trovato molto bene, sono stato ben accolto, quindi per questo voglio ringraziare tutte le istituzioni, quindi locali, anche la comunità comunque, perché con il quale ho avuto sempre un rapporto eccellente, quindi c'è stata veramente una collaborazione piena e completa per il bene della città, quindi con l'operato diciamo, dei carabinieri di Termoli, quindi di tutta la compagnia, nel suo quadro completo abbiamo cercato di dare la massima assistenza a tutta la popolazione comunque e quindi cercando di preservare il territorio e difenderlo il più possibile insomma e penso comunque che ci siamo riusciti nonostante il periodo di crisi che stiamo vivendo e quindi di aver dato il nostro contributo per la comunità che ci è stata affidata. Alla presenza del sindaco di Termoli, Antonio Di Brino, del comandante dei NAS di Campobasso, Forciniti e di diversi membri dell'amministrazione comunale, il comandante ha ricevuto una targa di ringraziamento per l'eccellente lavoro svolto. Infatti in questi anni molte sono state le indagini seguite dai carabinieri di Termoli, diverse anche molto importanti. Il comandante, di sua risposta, ha tenuto a ringraziare tutte le istituzioni e la collettività. Spero di poter venire a passare le mie vacanze qui, ha concluso Maceroni, così almeno potrò godermi appieno questa splendida città. Con solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo diocesano Gianfranco De Luca, avrà luogo domani 29 settembre, presso la parrocchia del Carmelo a partire dalle 18.30, la presa di possesso canonico di Don Ulisse Marinucci. Il 40enne presbitero termolese succede a Don Rosario Candigliota dopo aver diretto per 5 anni la Caritas diocesana e nell'ultimo anno essere stato guida pastorale per i fedeli di San Felice del Molise. E con questa era l'ultima notizia, vi ricordo che per qualsiasi segnalazione potete contattarci all'email redazione@termoli.tv. Grazie per la vostra cortese attenzione e arrivederci.